devo dire che prego perché mi sono lasciato condurre dalla Chiesa a pregare. Dalla Chiesa vuol dire da mia mamma. Mia mamma, sempre al mattino, alla sera, non soltanto diceva ricordati di dire le preghiere, ma lei cominciava, ti adoro, Padre nostro, l'Ave Maria, uno schema abbastanza ordinario, però per lei faceva parte dell'essere mamma quello di insegnarci a pregare. Non ha mai fatto grandi discorsi, però mi ha insegnato. Lei non ha mai guidato, quindi quando per caso la conducevo io da qualche parte, lei sempre, passando vicino a un cimitero, diceva sempre l'eterno riposo, una preghiera per i morti. Ecco, sono piccoli spiragli per cui mia mamma mi ha insegnato a pregare. E mio papà partecipava quando era lì in casa alle preghiere della sera con la mamma, con i figli che c'erano. Noi eravamo una famiglia piuttosto numerosa, quindi 6 figli, qualcuno c'era, qualcuno non c'era, si sa. Però, ecco, si dicevano le preghiere insieme. Però mio papà mi ha insegnato a pregare perché mi ha impressionato che sempre lui, dopo la messa della domenica, tutta la gente usciva, lui, come alcuni altri, si fermava lì, in ginocchio, la testa tra le mani. Era un modo di dirmi che lui pensava che era una cosa seria aver fatto la comunione. Ecco, mio papà poi era un gran lavoratore, quindi spesso finiva tardi la sera, però a un certo punto usciva, faceva 2 passi, stava fuori, non so quanto, 1/4 d'ora camminando. Noi siamo in un piccolo paese, quindi io non so cosa facesse, ma mi sono immaginato che dicesse il rosario, ecco, che fosse il suo modo di pregare per noi, per la famiglia, per tante altre cose. Mi hanno insegnato a pregare. E il mio parroco, non avevo tanta confidenza, era un ragazzo, lui era già piuttosto grande, insomma, poi ai ragazzi, le persone adulte sembrano sempre vecchie, ecco, quindi non so bene che età avesse. Però una cosa che capitava abbastanza spesso a me, che facevo il chierichetto, era che lui era lì in qualche angolo della chiesa prima della messa, dopo la messa, e pregava con questo libro che si chiamava il breviario. Mi hanno detto che, mi hanno insegnato che c'è un modo, che la preghiera non si può fare a meno, ecco, cioè fa parte della vita. Ma questo, diciamo, da ragazzo. Poi adesso comunque diventato prete, naturalmente io, la Chiesa mi insegna ancora a pregare attraverso la celebrazione, celebrando la messa, le cresime, momenti di adorazione, quello che mi viene chiesto. Ecco, la Chiesa mi insegna a pregare. Insegna a pregare perché i testi, le parole che si dicono quando si prega la messa o la liturgia delle ore, come stasera con Pieta, per me sono bellissime. E io da un po' di tempo, o da tanto tempo, di fronte a un salmo cerco di mettermi nelle condizioni spirituali di chi l'ha composto questo salmo, e scopro che c'è
un ardore, un dramma, una gioia. So, tanto per dire, il salmo di questa sera di Compieta che dice dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Chi ha scritto questo testo? Secondo me è uno che si è sentito in un abisso, che si è sentito sovrastato dalle difficoltà. A te grido, Signore. E dice, l'anima mia attende il Signore. Ecco, questo che ha scritto questo salmo è scritto per dire una tensione, un desiderio, un bisogno. Ecco, e così tutti i salmi, se si pregano, ma anche le orazioni della messa, ci sono proprio dei testi che credo che il nostro difetto, anche il mio, è qualche volta di leggerli così come una sorta di esercizio vocale. Ma se uno pensa, ma chi ha scritto queste parole? Ma cosa ha voluto esprimere? Sono di una intensità e bellezza veramente affascinante, commovente. E spesso uno dice, ecco, questo interpreta proprio anch'io, sto vivendo un momento così. E dunque, ecco, le parole della Chiesa mi insegnano a pregare. E la Chiesa mi insegna a pregare perché questo è forse l'esperienza più tipica del mio essere vescovo, no? Io vado in giro nelle parrocchie come stasera e vedo anche tanta gente e ho dei momenti quasi di sconcerto, cioè dico, ma tutta questa gente cosa posso fare io per loro? Si aspettano qualcosa, ma io che cosa posso dire? Ciascuno di loro forse ne sa più di me, di Gesù, della vita, della fede. Cosa, cioè, questa aspettativa della gente, viene il vescovo, dunque andiamo, ascoltiamolo, mi mette in grave imbarazzo, perché io sono molto consapevole della mia inadeguatezza. Io cerco di prepararmi, di dire qualcosa di sensato, però dico, ma questa gente ha tutta la sua vita, tutti i suoi pensieri, ha tutta la sua storia, cosa vuoi che faccia io per loro? Ecco, allora in quel punto lì, il vero momento di consolazione per me è questo, quando mi dico, ma io per voi, come per tutte le assemblee, non posso far niente, qualunque cosa dico alla fine sono un po' delle banalità, però una cosa posso farla, posso celebrare la messa, posso distribuire la comunione, posso dare Gesù, ecco, niente di mio, però ecco, questo mi dà molta serenità, ecco, perché alla fine voi non avete bisogno di me, di una parola che va bene, insomma, sarà quel che sarà, ma non risolve nessuno dei vostri problemi. Voi non avete bisogno del prete, del vescovo, voi avete bisogno di Gesù. Ecco, per me la preghiera più importante che io posso fare è questa, dare Gesù, celebrare l'Eucaristia. Ecco, questo è la prima confessione che voglio fare. Come prego io? Io prego perché la Chiesa mi ha insegnato a pregare e mi dà le condizioni, le parole per pregare, per celebrare i santi misteri, per cantare le lodi del Signore con i salmi e con le preghiere che mi vengono consegnate. E un secondo punto per me molto importante è che nella mia vita un'importanza determinante ha avuto il linguaggio dell'amicizia con Gesù. Ecco, per me alcune parole assolutamente irrinunciabili
sono quelle del capitolo 15 di Giovanni, dove Gesù dice: io vi ho chiamato amici. Io vi ho chiamato amici perché vi ho detto tutte le cose che ho ascoltato dal Padre mio. Amicizia. Ecco, forse nei tempi della mia adolescenza e giovinezza questo era un tema molto sentito molto intensamente e anche molto puro, molto, molto libero dal sentimentalismo, proprio l'amicizia di gustare la comunione delle anime, dei pensieri, dei progetti. Perciò quando io ho letto e ho cercato e mi sono lasciato raggiungere da questa parola, io vi ho chiamato amici. Ma questo è veramente una cosa che mi ha segnato molto. Amici vuol dire una gratuità di rapporto che ti sorprende. Qualche volta dicono del vescovo: tu sei il successore degli apostoli. Mamma mia, dico una cosa. Però dico, siccome la cosa sembra un po' impegnativa, io dico, ma sì, va bene, ma di quale apostolo io sono successore? E perciò, considerando questi 12 uomini, non proprio del tutto perfetti, no? Però ecco, sai, lì c'è dentro Pietro, questo grande appassionato, c'è dentro Giovanni, questo amico, discepolo amato, c'è dentro Tommaso. Cioè, ci sono tutti questi apostoli che in qualche pagina del Vangelo hanno detto qualche parola memorabile. Però, per esempio, c'è dentro uno che si chiama Simone Cananeo. Questo tale, in tutto il Vangelo, non dice neanche una parola. No, non si sa chi sia, non si sa come sia andata a finire la sua vita. Cioè, è una persona insignificante, almeno a quel che si legge. Tanto che li festeggiano a due, questi qui un po' insignificanti, no? Simone e Giuda, perché non si sa come fare a ricordarli. Ecco, però questo mi ha fatto nascere questo pensiero. Ma perché? Perché Gesù ha messo nel gruppo questo tale, che non ha detto mai una parola, di cui non si ricorda nessuna impresa, nessun... E io rispondo così, è una risposta che mi commuove molto. Ma l'ha chiamato perché era suo amico, così. Non è che avesse dei meriti o delle qualità. Ecco, io mi sento un po' successore degli apostoli, sì, però di questo tale, Simone il Cananeo, Simone lo Zelota, cioè gente che non conta niente. Però, e perché mi ha chiesto? Perché mi ha chiamato? Perché? È così, semplicemente, perché ha voluto essere mio amico. L'amicizia è una cosa che non si deduce dall'interesse, ma così, semplicemente da... Ecco, questo mi commuove molto. Ecco, vi ho chiamato amici. L'amicizia. L'amicizia per me è stata molto importante, l'amicizia proprio con Gesù. Cioè, mi pare che mi ha aiutato a vivere l'essere cristiano e non come una cosa da fare o dei doveri da eseguire o della teologia da studiare, ma con l'intensità del desiderio dell'incontro. Ecco, la preghiera è questo: dire vado a incontrare uno che mi ha detto tu sei mio amico. Per me questo è, per questo che dico, per me l'adorazione, lo stare lì davanti al Signore da soli, è uno degli aspetti più belli della preghiera. Amico. E l'amicizia nella fede, perché naturalmente non ci sono esperienze, qualche volta sì, a me è capitato di avere dei momenti di intensa emotività, di commozione, però non sempre uno, però ecco, io ho capito che l'amicizia con Gesù è una via di rivelazione, cioè
Leggo spesso, ecco, questi capitoli di Giovanni dove che Gesù conclude la sua vita, cioè sono i discorsi dell'ultima cena, di addio, come si chiamano. Però ecco, lì dice proprio: vi ho chiamato amici perché vi ho rivelato le cose del Padre mio. Cioè l'amicizia introduce alla verità per le vie della confidenza, non della predicazione, non della teoria, non dell'esempio soltanto, ma della confidenza. Cioè Gesù mi parla, e mi parla del Padre, e mi parla di me, e mi parla del senso della vita, e mi parla di che utilità può avere la mia vita, quando dice: tu rimani in me, chi rimane in me porta molto frutto. E dunque dice: beh, forse non combini niente, forse hai sbagliato in tante cose, però se rimani in me porti molto frutto, anche quando ti sembra di dire: cosa hai combinato? Però ecco, restare con Gesù e farsi introdurre da Lui, ecco, Lui ci confida. Le pagine del Vangelo sono, io ho imparato a leggerle non come un libro su cui fare uno studio, no? Perché anche noi abbiamo studiato, naturalmente, la Bibbia, il Vangelo, però è come dire, una volta c'era anche un libro, no? Che diceva la Bibbia è come una lettera d'amore di Dio all'umanità. Ecco, se Gesù è mio amico, allora anche quello che c'è scritto lì è una dichiarazione di quella confidenza che ci rende più amici. Ecco, quindi ho imparato che il testo del Vangelo non è una pagina da leggere, ma è la confidenza di un amico. E quando mi sembra che di non sentire niente, quando sei lì a pregare, che ti sembra, io dico: ma prendo il Vangelo e dico: ma qui cosa dice Gesù? Ecco, lo dice a me. Quindi il libro è importante, non si può lasciarlo perdere, perché lì ci sono le parole, però non si riduce a un testo da studiare, ma a una confidenza che mi fa crescere, che mi introduce nel mistero di Dio, nel mistero della vita, nel mistero delle prove della vita, del dolore, eccetera, eccetera. L'amicizia. L'amicizia dunque come rivelazione. L'amicizia dunque come desiderio di stare con Lui. Nella nostra giovinezza questa cosa del pregare di notte, del avere dei momenti così in cui nessuno più sa dove sei e tu sei là sulla montagna, o sei, ecco, questo per me era una cosa affascinante. Qui c'è Monsignor Barone, che era il nostro direttore spirituale in liceo, e insomma con lui qualche volta si è creato anche questo: andiamo via, ma andiamo a pregare, ecco. Però per cercare un amico, ecco, non tanto per... Sì, c'era dentro anche qualcosa un po' di goliardico, però, ecco, una via di rivelazione, una via di desiderio di incontro e anche in qualche modo una via di conformazione. Ecco, l'amicizia con Gesù è l'amicizia che ti... Per me, insomma... E continua ad essere uno stimolo per essere come Lui, per cercare di vivere il suo stesso stile nei rapporti con Dio, nei rapporti con gli altri, nei rapporti col lavoro, con la malattia, con tutto quello che capita, con la conformazione. Ecco, questa è la seconda cosa che mi piace confidarvi: la preghiera dentro questa storia di un'amicizia che rende affettuoso, intenso il rapporto con Gesù. E l'ultima cosa che voglio dire è questo tema, è questo fatto che tante volte, incontrando le persone,
nella visita pastorale, ne incontro diverse decine, no? Quindi poi saluta questo, quell'altro. E una delle cose che mi ripetono più spesso le persone è questa: preghi per me, che ne ho tanto bisogno. Preghi per la mia famiglia. Oh, preghi, c'ho una figlia malata. Preghi per me. Ecco, io torno a casa dalle visite pastorali, dagli incontri, accompagnato da queste richieste. Quindi raccolgo confidenze che non sono lunghi discorsi, sono proprio quelle parole che durano come si stringe una mano. Ecco, il tempo di stringere una mano, e uno ti dice preghi per me. E io come faccio a pregare per la gente che mi chiede preghiere? Beh, io ho imparato, sono dato questa, diciamo, abitudine di pregare il rosario. Ecco, il rosario è una preghiera fatta di tante Ave Marie, che Ave Maria si dice prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Ecco, ripetere 50 volte questo. E io mi sono dato questa abitudine che ogni decina metto dentro qualche motivo per pregare. E nella quinta decina metto dentro tutti quelli che mi hanno detto in quel giorno lì e nei giorni prima: preghi per me. E io non mi ricordo poi le facce, non mi ricordo neanche magari bene che cosa mi hanno detto, perché poi sono tanti volti, tante intenzioni. Però mi sembra di rispondere, ecco, a questo desiderio che ci sia qualcuno che preghi per la famiglia, per una malattia, per un problema. Ecco, io non posso dire di no. Ecco, io sono il vescovo e devo farmi carico della gente che mi incontra. Posso dire sì, vabbè, insomma, me l'hanno detto, come si dicono le cose. Cioè, io dico, per me è una responsabilità, ecco, ricevere una richiesta di preghiera. Non potendo ricordare tutti, io dico, beh, insomma, nella quinta decina del rosario metto dentro le intenzioni. Ecco, quindi nelle altre decine metto altre intenzioni che non vi dico, perché sono anche un po' personali, insomma. Però la quinta decina è per la gente che incontro e che mi chiede di pregare per loro. E questo però non è proprio semplicemente una formula che ripeto. Qualche volta sì, magari la si ripete un po' meccanicamente, quindi magari si è un po' stanchi oppure si è in giro, no? E quindi distratti. Però ecco, io ho spesso riflettuto su questa cosa. Cosa significa chiedere a Maria di pregare per noi? Cosa fa Maria? E come questo può essere di aiuto a chi mi ha chiesto di pregare? E questa è una domanda che per molti anni mi sono fatto, ancora adesso me la faccio, però ho trovato qualche percorso. Cioè, io credo che la scena di Cana è molto interessante, perché a un certo punto cosa fa Maria di fronte alla situazione un po' di fallimento del banchetto di nozze? E si rivolge a Gesù e gli dice: non hanno più vino. Ma poi appunto Gesù risponde in un modo un po' sgarbato, però Maria dopo dice ai servi: qualsiasi cosa lui vi dica, fatela. Ecco, questo meccanismo un po' complesso, però io lo intendo così. Cioè, la preghiera di intercessione, non è semplicemente dire, beh, qui non c'è più vino, qui la cosa è fallita, e quindi pensaci tu.
cioè quasi che la preghiera sia una delega, no? Come si dice, preghiamo per le vocazioni. E cosa vuol dire pregare per le vocazioni? Vuol dire, ma qui non si sa più come fare a far venire voglia di fare il prete, ci penserà il Signore. Preghiamo per la pace. Beh, insomma, chi è che può? E allora pensiamo che ci pensi il Signore. Ecco, io non credo che sia semplicemente una delega. Pensaci tu, perché noi, perché Maria dice, qualsiasi cosa vi dica, fatela. E io dunque interpreto così la preghiera di intercessione, come una preghiera di discernimento, cioè un modo per ascoltare che cosa mi dice Gesù per vivere in questa situazione per cui prego. Quando sono malato, quando mi fa compassione una situazione. Ecco, non so se riesco a spiegarmi, cioè la preghiera di discernimento vuol dire non che io delego a Gesù di fare quello che io non sono capace di fare, ma che io confido al Signore il bisogno che ho io o che mi è stato confidato. E il Signore, come ha promesso, dona lo Spirito Santo, cioè mi aiuta a essere una presenza che rende possibile la vita cristiana in quella situazione lì, cioè che trasforma la situazione in una occasione. Lo Spirito Santo mi conduce a dire, ecco, sono malato, visito dei malati, incontro delle persone disperate, prego per loro. E cosa succede con la preghiera? Beh, il Signore poi farà tante altre cose, ma pregando per loro mi fa capire che forse io ho una parola da dire, ho un modo di vivere in questa situazione. Ecco, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. E dunque, pregando per noi adesso, mi dice, beh, fate quello che lui vi dice. È perciò che io prego, perché dico, forse il Signore mi ispirerà qualche parola da dire a persone che si trovano in una certa situazione. Forse mi indicherà una strada da percorrere. Ecco, una preghiera di discernimento che accoglie il dono dello Spirito e affronta le situazioni della vita secondo l'ispirazione dello Spirito Santo, che mi aiuta non a risolvere i problemi, ma a vivere in quella situazione come discepolo di Gesù, come cristiano. Ecco, la preghiera di intercessione non come una delega, ma come una preghiera di discernimento e di docilità allo Spirito. Ecco, questi sono i tre aspetti della mia preghiera, che non so perché Don Carlo mi ha chiesto di parlarne, perché poi è proprio un genere letterario che mi è molto imbarazzante, insomma, no? Parlare della mia preghiera, però l'ho fatto volentieri, perché così, insomma, mi rende quasi un po' disponibile a quella confidenza, a quella familiarità, no? che raramente, insomma, si può trattare quando si fanno le prediche o si fanno le conferenze o si fanno le riunioni, no? E quindi sono grato a Don Carlo e anche a voi che avete ascoltato con attenzione. Ecco, se io dovessi dire come preghi tu, io direi prego come mi ha insegnato la Chiesa. Prego come uno che sperimenta l'amicizia di Gesù, e prego come uno che deve portare davanti al Signore i problemi di tanti e che dal Signore riceve forse una parola da dire a tanti.